Del riscaldamento dei giocatori. Attenzione a questo pallone in area di rigore. Esce. No, fa partire il cross, palla dentro. De Rocci, palla tagliata e il pareggio. Ancora Barchesi, così come all'andata, ci sembra lui l'autore del gol sul cross di Rocci al minuto 13. Eh sì, è ancora Barchesi. L'11 del Casalvieri, il cross al centro sul secondo palo. Top di Leccese, il tiro di Leccese. Il Papa cerca ancora Barchesi in area di rigore. Barchesi, Cenerelli. Giuseppe Capuano inquadra la bandierina. Questo vi fa capire. La battuta di Gennaro Vitale dentro, non ci arriva nessuno. Dell'aria parte Leccese. Lardi, limite dell'aria. Ma Lardi, la deviazione, prova a superarlo in velocità. Nunes, netto calcio di rigore. E infatti l'arbitro Shenon non poteva avere dubbi, anche coadiuvato dal primo assistente Battisti. Calcio di rigore, si dispera. Otto Fiorini, parte Vitale. 2-1 Mistral al 29esimo, il nuovo vantaggio dei padroni di casa su calcio di rigore, un vantaggio più che meritato da parte degli uomini di Mister Parisella. Tante, il suo contributo, cross di Mallardi, non ci arriva Fanelli. Chio sulla destra per Nunez, di prima intenzione. Di Trocchio in area di rigore, Di Trocchio sul destro, Di Trocchio. Preservare, attenzione, Barchesi prova addirittura il pallonetto, traversa. Poi arriva anche Iadi Paolo, la deviazione. Pareggio del Casalvieri. Un fulmine a ciel sereno. Ed è ancora pareggio, ed è 2-2. Ha pareggiato il 17enne Iadi Paolo. Ma ancora protagonista Barchesi, che ha provato il pallonetto, il pallone sulla traversa al rimorchio al 36esimo. Iadi Paolo, ma attenzione, la prima azione. Barchesi batte sul secondo palo. Non... prima per Di Trocchio, Di Trocchio limite dell'aria sul destro, Di Trocchio fa partire il tiro. Siamo ai 23 metri, parte Barchesi, scese, si fa vedere, eccolo servito in area di rigore. La battuta di Rocci, arriva Di Trocchio, limite dell'aria, Di Trocchio, Fanelli posizione di fuorigioco. Poi la palla per Nunez che prova a girarsi il tiro, lui Di Trocchio, poi la recupera Fanelli in area di rigore, va Fanelli con l'esterno, la mette dentro Nunez. Secondo pallone, attenzione, Grillotti il tiro. Si è smosso ultimamente, cross al centro per Parasmo che di testa. Hanno 7 minuti più recupero, palla dentro Azzoitei e la palla probabilmente entrata, gol, gol della Mistral. Azzoitei, dopo una splendida partita difensiva, mette a segno la rete del 3-2 a 7 minuti dalla fine su corner, come sempre battuto in maniera magistrale da Gennaro Vitale. Qualche responsabilità di Fiorini, che ha mancato l'uscita, e grazie anche a Federico Di Florio che ci regge l'ombrello. La palla verso Parasmo, anticipato da Pesce. La battuta di Mallardi sul secondo palo, la spizzata di... No, guarda, cioè, sapevamo che sarebbe stata dura, però ci si è messo anche comunque il tempo, ha fatto la sua, però comunque abbiamo preparato bene in settimana la partita, il mister comunque ci ha detto cosa fare, eravamo comunque pronti, sapevamo che era una squadra che era in cerca di punti per la salvezza, e comunque fortunatamente è andata bene, che l'importante erano i 3 punti. Sapevamo la difficoltà della partita, sapevamo che potevamo trovare una squadra che si veniva a difendere sul nostro campo, noi siamo stati bravi sempre a rimanere in partita, anche per nostre disattenzioni siamo andati due volte in vantaggio, poi per nostre disattenzioni abbiamo fatto il 2-2, purtroppo nel calcio queste cose ci stanno, però ecco, lo spirito della squadra è quello più importante, ci ha creduto fino alla fine, e oggi una vittoria meritata, una vittoria che ci ha portato a questa salvezza raggiunta con largo anticipo rispetto ai programmi nostri. Adesso
ci aspetta un campionato dove andremo a lavorare per migliorare sempre di più questa classifica, e quindi bisogna elogiare la squadra, soprattutto poi, come hai detto tu, a Zotè oggi dopo qualche settimana che ha avuto qualche infortunio, purtroppo si è ripreso il posto, ha dimostrato che questo campionato di promozione, essendo un 99, lo può fare tranquillamente, e quindi ecco, questo è lo spirito della nostra squadra. Tu hai sottolineato bene, vincere così con un gol di un 99, di un ragazzo comunque cresciuto con la Don Bosco, quindi definito di Gaeta, è un gaetano acquisito, e rende questa, il sapore della vittoria ancora più bello. L'esultanza l'hai descritta tu, e il gruppo si vede anche soprattutto in questi momenti, hanno dimostrato di essere uniti e sapevano che oggi era una partita fondamentale per arrivare a quello che è l'obiettivo stagionale, che era la permanenza in questa categoria. Siamo a quota 36 e la vittoria negli ultimi 3 minuti ci ha permesso di raggiungere questa quota. Per alcuni è quasi salvezza, io aspetterei la matematica, però ci godiamo il successo e guardiamo alla trasferta di Cassino.